Hello, io sono Velia, io Federica e insieme siamo le K4U e benvenuti ad una nuova puntata di Mags. Oggi non saremo qui perché grazie a Dotcorn siamo andate a vedere la proiezione per i 20 anni di Carlo Cedrone. Per questo motivo l'ospite di oggi sarà Carlo Verdone. Carlo Verdone, uno dei più grandi rappresentanti della commedia all'italiana. Abbiamo festeggiato i 40 anni della sua carriera, quest'anno sono 20 di Carlo Cedrone. Benvenuto. Grazie. Per noi è un onore immenso perché comunque lei è un pilastro del cinema italiano. Prima di iniziare c'è un piccolo omaggio, c'è dell'acqua dentro, quindi non... Ah, fantastico. Ti conoscerà sicuramente. Bellissimo, grazie. Gallo Cedrone, c'è esatto, pure Gallo. Ma grazie. Abbiamo fatto una cosa... Una tazza personale. Sì, sì, personale. Allora, noi siamo qui per celebrare i 20 anni di Gallo Cedrone. L'anno scorso abbiamo celebrato i 40 anni della sua carriera. La nostra curiosità è, dopo tutto questo tempo, sapere il principio, cioè come è nato questo amore per il cinema, o se magari c'è stato un evento in particolare che l'ha fatto proprio realizzare di voler fare questo nella vita. Francamente io non avevo intenzione di fare l'attore, mi sentivo molto inadeguato. Direi che forse il mio primo sponsor, la persona che mi ha spinto a tentare di fare un teatro underground, di scrivere delle cose, è stata la mia madre. In genere i genitori tentano sempre i figli di prendere i figli e di allontanarli dallo spettacolo. Mio padre era molto scettico, mi ha detto prendi la laurea, fai la cosa, carriera universitaria e tutto. Mia madre invece aveva intuito che avevo delle potenzialità. Ho dato retta a lei e piano piano, alla fine ci sono riuscito, però il primo a essere rimasto basito sono io, che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Però mia madre aveva sicuramente capito. Un po' è anche merito suo. Io direi che è tutto merito suo. Sì, sì. Poi lei è anche un grandissimo appassionato di musica, colleziona cimeli, comunque fanno parte dei suoi film. Come ad esempio in Gallo Cedrone c'è cioè la figura di Elvis. Siamo molto curiosi di sapere qual è il concerto, qual è lei stato che più l'ha entusiasmata, oppure come cosa rappresenta la musica nel suo processo creativo. Ma spesso la musica mi aiuta quando devo scrivere una sequenza dove c'è del sentimento, della dolcezza, oppure mi serve una botta di adrenalina creativa. Io ascolto dei brani e prima o poi questi brani mi aiutano. Però sono stati tanti brani che mi hanno aiutato nello scrivere delle scene, ad esempio Heartbeat di David Sylvian mi ha aiutato a scrivere il bagno in piscina di Asia Argento in Perdiamoci di vista. Scott Walker e Walker Brothers mi hanno aiutato, ascoltando la canzone, a concepire il finale di Maledetto il giorno che ti ho incontrato. I Morphine, un gruppo che poi ha avuto vita breve, mi hanno dato l'energia per realizzare il progetto di Ivana e Jessica, cioè il loro dinamismo nel film. Ecco, i Morfine sono stati veramente fantastici, ma io poi ne ho usati tanti. Io ho messo sempre delle musiche che io amavo nel film, non ho mai messo delle musiche che non me ne fregava niente, ma delle musiche che mi hanno sempre emozionato e mi ricordavano qualcosa. Queste musiche mi hanno aiutato anche durante la scrittura. Poi i suoi personaggi comunque sono diventati praticamente tutti iconici e anche delle battute, delle citazioni dei film sono entrati proprio a far parte dell'intercalare, soprattutto quello dei romani. Sì, lo so, quello è un meccanismo d'azione che io francamente non lo so. Quando avviene sono veramente molto felice. Poi ancora adesso comunque anche tra noi giovani si usa ancora anche come modo di dire alcune battute, no? Ma ovviamente sono tutti personaggi che ritroviamo nella vita di tutti i giorni. Certo. Però c'è stata proprio una persona in particolare o più persone che ha incontrato durante la sua vita che le hanno proprio dato l'ispirazione per creare un certo personaggio? Non è che c'è stata una persona, c'è stata la voglia di frequentare il mio quartiere. Il mio quartiere che era vicino a Campo dei Fiori, quindi il bar, il calzolaio, l'elettrauto, alla fine una sorta di vitelloni che andavano là una certa ora al bar, ancora col pettinino così, capito? Parlo di tanto tempo fa. Mio padre l'aveva sempre in tasca. Capito? È un modo, sono osservazioni un po' vecchie. Da ragazzo, quindi a forza di frequentare il mio quartiere, il mio rione, alla fine sono entrato dentro l'anima di tanti personaggi, a destra e a sinistra ho rubacchiato, ho preso qualcosa, però cercando sempre di riportare la verità. Però tu, per attuare questo processo, tu devi amare le persone, quindi devi stare bene con loro, devi essere curioso, ti devi stupire, ci deve essere sempre lo stupore, è chiaramente divertito, questo è, poi sarà l'abilità tua a comunicarlo al pubblico
il tuo stile. Ricollegandoci ai personaggi, noi abbiamo preparato un piccolo gioco. In questa ciotola ci sono delle citazioni di alcuni dei suoi film, sì. E in quest'altra dei dialetti italiani. Quindi noi pescheremo un dialetto e lei una citazione. I dialetti di quello che sono mica tanto bene. Vabbè, il milanese mi è uscito. Quindi cercare di leggere quella frase in milanese. Merda, tu mi adori. E allora lo vedi che la cosa è reciproca. Ma non so mica se ho parole. Non so, è più veneziano, è tipo me, io non sono capace. Non so bravo io a fare i dialetti, non so bravo. Ma no, è vero. No, mi vengono bene quelli del sud, quelli del nord. Allora, ci stanno quelli del sud, ci stanno. Facciamo il sardo. Scusi, lei è di qua, senta che lei sappia, ci sta qua una tomba con un cognome come sorriso, rise, risate, come mi viene da ridere. E del sud è bellissimo. Che ne ha voluto una buddizuca, l'angelo si è schiato, si è dovuto. Allora, per ultima cosa, noi rifacciamo firmare la tazza. E lascia ancora. Grazie mille, è stato molto divertente. Molto bello, divertente. Grazie, siete molto carini. Grazie mille.